perché i gatti neri erano considerati portatori di fortuna nell'antico Egitto. Nell'antico Egitto, il colore nero era considerato un colore positivo. Era il colore della terra fertile, del cielo notturno e della dea Bastè. La terra fertile era la base dell'economia egiziana. Era il luogo dove crescevano i raccolti, che fornivano cibo e sostentamento alla popolazione. Il colore nero della terra fertile era un simbolo di prosperità e abbondanza. Il cielo notturno era un simbolo di mistero e magia. Era il regno degli dei e delle dee, e il colore nero del cielo notturno era un simbolo di forza e potere. Bastè era una dea benevola, che era spesso rappresentata con la testa di un gatto. Era la dea della fertilità, della protezione e della gioia. Il colore nero del suo mantello era un simbolo di fortuna e prosperità. I gatti neri erano noti per la loro abilità di cacciare i topi. I topi erano considerati animali impuri e portatori di malattie. La loro caccia era considerata un atto di protezione, che aiutava a mantenere la casa e il raccolto sani. I gatti neri erano quindi considerati animali utili e benefici. La loro presenza in una casa era un segno di fortuna e prosperità. I gatti neri erano spesso associati alla dea Bastè. Bastè era una dea benevola, che era spesso rappresentata con la testa di un gatto. Si credeva che i gatti neri fossero la manifestazione terrena della dea, e che quindi portassero la sua fortuna e protezione. Erano spesso venerati e trattati con rispetto. Erano considerati animali sacri, e la loro uccisione era punita con la morte. Le diverse ragioni per cui i gatti neri erano considerati portatori di fortuna nell'antico Egitto si intrecciavano tra loro. Il colore nero, l'abilità di cacciare i topi e l'associazione con la dea Bastè contribuivano tutti a creare un'aura di fortuna e prosperità attorno ai gatti neri. Ecco alcuni esempi specifici di come queste ragioni si manifestavano nella vita quotidiana degli antichi egizi. I gatti neri erano spesso raffigurati nelle opere d'arte egizie, come simboli di fortuna e protezione. Questi esempi mostrano come la credenza che i gatti neri fossero portatori di fortuna fosse profondamente radicata nella cultura dell'antico Egitto.